Buonasera amiche e amici, dovremmo essere live, faccio solo un refresh qui alla pagina giusto per avere la conferma di essere online. Scusate tra l'altro il ritardo perché sì, siamo in diretta, fantastico. E scusate tanto il ritardo di 5 minuti, qualche 6 minuti per esattezza, qualche piccolo problemuccio tecnico. Allora, come vi avevo anticipato e come avrete visto anche per chi è nuovo, tra virgolette, sulla mia pagina Facebook, stasera si parlerà di un argomento che comunque è attinente ovviamente alla fotografia. Sarebbe dovuto essere con noi anche l'amico e grande fotografo Paolo Ranzani. Purtroppo ha avuto un imprevisto all'ultimo momento, ma cercheremo ovviamente di tenere alto ovviamente anche il suo nome. Innanzitutto saluto i miei ospiti, insomma le persone che sono qui con me a condividere questa bellissima chiacchierata. Quindi Chiara, della casa editrice Scrittura Pura. Alfredo anche e Daria Testoni, che è l'autrice del libro di cui andremo a parlare stasera, che è Torino Diabolica, che è un libro davvero molto molto interessante. Paolo mi aveva proposto appunto di ospitare questa chiacchierata stasera e ho detto immediatamente di sì perché come chi mi segue lo sa bene, quanto io cerchi di portare l'attenzione su quello che è la cultura fotografica, ma anche la cultura in generale, perché credo che sia veramente la discriminante che ci può far fare un salto di qualità, sia ovviamente a livello fotografico, ma anche assolutamente a livello personale. La cultura credo che sia la più grande forma di libertà che possa esistere. E sono molto contento di avere questi ospiti qui con me stasera, di parlare di un argomento, tra l'altro, molto interessante, che è la Torino Diabolica. Torino, per chi anche chi ci segue, diciamo da fuori, è ovviamente sempre stata un po' l'oggetto, eccolo lì, la copertina, bravissima. Fai un po' di spoiler, facciamo un po' di marchette, dai, su, facciamolo. Siamo qui ovviamente a parlare proprio di quell'oggetto lì. Tantissime trasmissioni anche televisive negli anni sono stati fatti sulla Torino Magica, su tutte le molti aspetti di cui andremo a parlare poi stasera con tutti i nostri meravigliosi ospiti. Una cosa allora, ovviamente chi condividete pure questa diretta, ovviamente con i vostri contatti, i vostri amici, se volete, se siete qui per la prima volta e avete voglia di mettere un like sulla mia pagina e seguire i miei progetti, mi farebbe tanto tanto piacere. Adesso cedo la parola ovviamente ai miei ospiti che sono assolutamente più importanti e danno da dire cose più interessanti di me. Faccio solo sempre legato al discorso della cultura, piccola spoilerata, oggi è uscito un'edicola al numero di Fotografare di dicembre e a pagina 16 c'è il mio articolo sull'uso dell'esposimetro in studio quando si utilizzano le luci flash. Quindi se avete voglia di fare una chiacchierata, ovviamente una bella lettura, scusate, legata al mondo della fotografia e non solo, questa rivista è piena di cultura fotografica ed è uno dei vanti, diciamo, che posso portare avanti, nel senso di essere parte di questo staff e di scrivere tutti i mesi per questa bellissima rivista. Detto ciò, allora, io lascerei un attimo la parola ai miei ospiti. Io inizierei a questo punto con Daria, perché ovviamente è lei l'autrice di questo splendido libro. E poi, naturalmente, se avete commenti, domande o qualunque altra cosa, intanto saluti Giudy, ciao Giudy, la mia carissima allieva, Rita, Mariela, Grazia, Roberta, un'altra Grazia, Monica, anche lì che ci segue dal Veneto, quindi siamo anche un po' fuori regione, ma sono argomenti molto interessanti. Allora, innanzitutto grazie ai miei ospiti, grazie a tutti quelli che sono collegati. Dario, allora, innanzitutto partiamo dall'inizio. Come è nata l'idea di scrivere questo libro? Allora, io sin da piccolissima amavo giocare a fare l'inviata speciale e quindi andavo in giro con bloc notes e penna e facevo interviste a chiunque per un fantomatico giornalino della scuola inesistente e questa cosa mi è rimasta dentro, come mi è rimasto l'amore per la scoperta, per l'indagare, il mistero, l'incanto, e questo spesso mi ha fatto, spesso mi ha fatto mettere nei guai, qualche volta ho rischiato anche la vita, perché mi sono intrufolata in posti, in zone interdette al pubblico, anche di siti archeologici noti, o case abbandonate, mi vado arrampicando
e per i cancelli sotterranei, un po' di tutto, ecco, e questa cosa mi è rimasta dentro. In particolar modo 7 anni fa, ho visitato per la prima volta Torino e ne sono rimasta folgorata. È stato proprio un amore a prima vista. Per me Torino è come se fosse un essere umano, ha proprio un'anima, secondo me, ti colma di estasi. Può essere onirica, terrificante, ma anche suadente ed inebriante. Secondo me ti inonda il cervello di piacere. E quindi colpita da questa città unica al mondo, non c'è nessuna come lei. Grazie a Paolo che ha avuto quest'idea, perché è un carissimo amico e io ogni volta che andavo a Torino lo tormentavo, dicevo sempre: hai visto questo, hai visto quest'altro? E questo per tanti anni. Alla fine, dopo 5 anni di questi tormenti, gli è venuta questa bellissima idea di realizzarne un libro. Mi ha chiesto se avessi avuto degli appunti di tutto quello che io gli raccontavo. Praticamente gli ho portato tipo un 200 pagine di appunti che io prendevo in treno quando andavo a Torino e quando ritornavo, e poi lui l'ha portata alla casa editrice Scrittura Pura e c'è stato proprio, diciamo, un bellissimo incontro da subito, e c'è stata una stima reciproca e poi è iniziato tutto, ecco. Bene, bene. Chiara, vuoi innanzitutto diciamo anche per chi non conoscesse chi è Scrittura Pura, cos'è Scrittura Pura, quindi. Claro, certo. Grazie a tutti, ciao a tutti, ciao a tutte, buonasera. Grazie davvero Peter, grazie Grazie Alfredo, a voi. per tutta la disponibilità e la voglia che voi avete nel portare avanti anche quelli che sono i nostri progetti, nel raccontare quelle che sono le nostre storie. Salutiamo anche il nostro amico Mario Gomboli, che doveva essere connesso stasera insieme a Paolo Ranzani, che non sono riusciti a essere presenti, ma sappiamo benissimo che con noi sono nella realizzazione più importante, che è la concretezza del nostro bellissimo libro. Fallo vedere meglio la copertina, dai, facciamo. Facciamola ben vedere. Bravissima, eccola qua. Bellissimo, bellissimo. Se non sapete cosa fare come regalo di Natale, ragazzi, regalate cultura, regalate un libro, questo libro in particolare, per tutti quelli che sono affascinati da Torino, dai misteri di Torino, ovviamente, sicuramente sarà sicuramente ben accetto. Prego, scusami, Chiara. Niente, niente, hai fatto bene. Scrittura Pura è una casa editrice indipendente che ha più di 10 anni di vita e si occupa prettamente di raccontare storie nuove, storie che nessuno magari racconterebbe, soprattutto perché a noi piacciono quelli che sono i progetti con un senso. Ci piace Certo. raccontare non soltanto che cosa succede, che cosa dicono gli autori italiani, ma siamo una casa editrice che si occupa anche molto di letteratura straniera, ma di progetti sul territorio. Quindi il nostro progetto possiamo dire che è locale, quindi sia globale ma anche locale. In Bella questo questa caso, definizione. con il nostro progetto di Daria e Torino Diabolica, è un sogno, come Daria ci raccontava un anno fa, che voleva concretizzare, e siamo molto contenti di aver contribuito appunto nella sua realizzazione e di essere comunque molto anche noi entusiasti e ad esserci lasciati trasportare dalla tua competenza, il tuo entusiasmo. E anche la voglia di Paolo di inserire le immagini e raccontarsi tramite lo strumento della fotografia. E quindi Scrittura Pura racconta storie e fa in modo, secondo me, unico, che è il valore al dettaglio, il valore al particolare, andando anche un po' controcorrente a quella che invece è la grande industria, ecco, dell'editoria, soprattutto Certo. perché siamo editori indipendenti, ecco. Assolutamente sì, probabilmente, anzi, è una cosa che sicuramente hanno, diciamo, le etichette, chiamiamole piccole, ma piccole solo in termini di dimensioni, non certo in termini di contenuti o altro. Un po' come, se mi passi il paragone, come succede con la musica. Molti artisti hanno deciso a un certo punto, per poter essere più liberi, di fare delle etichette indipendenti, come fa Renato Zero, come Vasco Rossi, come altri. Perché ovviamente le major devono soddisfare, diciamo, più magari requisiti di business o pubblicano solo ciò che pensano che possa vendere, indipendentemente magari dal contenuto. E quindi questo secondo me va anche a discapito poi del prodotto finale, che poi è il libro. Scusate, Elan. No, no, mi piacciono molto queste digressioni. E poi diamo un mega benvenuto ad Alfredo.
Alfredo, fumettista, critico, letterario, scrittore, notissimo, parlaci di te, raccontaci di te. Ma molto semplicemente, critico letterario è una misteriosa attribuzione che mi viene messa ogni tanto su internet, non ho mai capito perché, non ho messo una critica letteraria in vita mia. Ho scritto parecchie cose però, e le ho criticate per me, però non ho criticato per altri, non me la sento proprio. Comunque no, mi occupo molto, beh, a parte il fatto che la mia, diciamo, attività principale è quella di scrivere sceneggiature per fumetti, però mi occupo veramente parecchio, anzi adesso molto di più di prima, della letteratura popolare, di tutto quello che riguarda appunto la scrittura popolare, che è un pochino trascurata in Italia, mentre in Francia per esempio si dà molto peso agli autori, anche di feuilleton, anche autori di cose magari truculente, magari così via, però che fanno parte della cultura francese. Da noi si sono dimenticate, per esempio, autrici come Carolina Invernizio, come certi, oppure autori come, come si chiama, quello autori di feuilleton, di romanzi di avventura, che hanno formato un certo atteggiamento nell'Ottocento, poi nel Novecento, e che ce lo portiamo dietro adesso, come il cinema popolare. È vero che ci sono Fellini, Pasolini, Antonioni, eccetera, eccetera, che hanno fatto il cinema, però la nostra preparazione arriva anche da Totò. Ecco, certo. In questo caso mi interesso, pur certamente non, dando il peso e l'importanza che hanno i Fellini, i Pasolini, la situazione, ma forse mi interesso più a Totò o a Carolina Invernizio che ad altri personaggi sicuramente più interessanti, ma che magari sono già stati trattati moltissimo da altri autori. E Alfredo, tu sei il papà di Martin Mister. Sì, è una serie che sta per compiere 40 anni che dimostra che io sono vecchissimo e sono anche un po' stupido, ma anni sono tanti dello stesso personaggio, e che però è un personaggio che bene o male è in un certo lontanissimo modo mi rappresenta, cioè non ha nulla di autobiografico, però è un personaggio curioso, si interessa di una serie di cose che sono un pochino al limite, non troppo al limite, nel senso che io spesso scrivo storie che sono molto al limite, ma ci tengo a spiegare qual è la realtà e qual è la fantasia. Però fondamentalmente, se dovessi dire la caratteristica base di Martin Mister, è la curiosità. Va avanti da parecchio tempo, si è occupato anche di Torino, c'è proprio una storia ambientata a Torino che si chiama Welcome to Italy, strano titolo, ma in inglese, non per motivi di esterofilia, ma perché c'è tutta una complicata situazione, per cui è proprio un welcome invece che benvenuti. E poi c'è questa classica storia dove Torino rimane la città della magia e di tante altre cose. Certo. Esatto. Tra l'altro ci sono già dei commenti, dei complimenti incredibili tutti per Daria, bisogna darne atto, quindi... libro bellissimo, di a Daria che gli mando un bacio da Grazia. Torino è fantastica come Daria, scrive Michi. Mariella scrive: Castelli è un mito vivente, su Martin Mister uno spazio importantissimo a casa mia. Grande Daria, dai e Darietta, dice Massimiliano. Insomma, commenti ce ne sono già tantissimi, veramente tanti. Allora, Daria, parliamo un po' adesso appunto del libro. Ovviamente ci hai raccontato un po' come è nata l'idea e come si è concretizzata, anche grazie all'aiuto di Paolo. Un'interruzione, prego. Come si fa? No, perché voglio provare a vedere se riesco a far funzionare, a telefonare a Mario e spiegargli parola per parola come collegarsi. Però non volevo adesso sentire che gli do dell'asino. Dovresti avere il tasto per mettere il mute. No, quello in alto. Questo qui in alto. Quello col microfono. Infatti era quello. Se mettevo dovevo col microfono, lo facevo. Se non riesci, ti tolgo l'audio poi io, non è un problema. Non lo vedo. Aspetta, se vuoi, ti metto in muto io, ok? Mettimi in muto. Quando vedi che facevo dire, vuol dire che sto dando dell'asino a Mario. Ah, perfetto. Allora, se mi fai, quando mi fai pollice su, vuol dire che posso riconnettere, ok? Va bene. Ok, adesso Alfredo è in muto. Allora, siccome, volevo chiedere a Daria, siccome ci sono tantissime, ovviamente, leggende, storie, ovviamente, legate alla città di Torino, su alcune è stato scritto e detto tutto il contrario di tutto, ovviamente...
qualcuna sicuramente immagino avrà qualche fondamento magari maggiore di verità, altre magari sono più suggestioni o altro. Qual è delle tantissime, anche che hai raccontato nel tuo libro, quella che personalmente ti ha emozionato, ti ha coinvolto, ti ha, anche se vogliamo, spaventato di più, nel senso comunque che ha catturato maggiormente la tua attenzione? Tantissime in realtà, e sono legata ad ognuna per un motivo differente. Ti posso citare per esempio la leggenda della morte velata, della dama velata. Sì, posso chiederti solo di avvicinare un po' il microfono alla bocca, dicono che si senti, senti bene. Adesso meglio, perfetto. Ok. E sono, come ti dicevo, legata a tantissimi, ad ogni capitolo per motivi differenti in particolar modo, però ti posso dire, per esempio, parlare della dama velata, della morte velata. Sì. Che ha affascinato tantissimi lettori. La principessa russa, chiamata dagli spiritisti Varvara, che venne in Italia per seguire il marito, l'ambasciatore, però lei era molto amata dai torinesi e purtroppo era di salute cagionevole, quindi morì prestissimo. Questa è l'inizio della storia vera, però c'è proprio la leggenda che parla di questa donna che avvicina degli uomini e li accompagna per un tratto di strada, poi in fondo a una via, a un certo punto, dopo un po' che parla con loro, li abbandona e scompare nel nulla. E c'è la storia in questo capitolo in particolar modo di quest'uomo che ne rimane affascinato per diversi giorni, riesce a rivedere questa donna che indossa questo velo dove si capisce che è una donna di estremo fascino, ma non si sa poi chi è in realtà. E un giorno, sempre che questa donna si faceva accompagnare in fondo alla via e poi scompariva, un giorno lui decide di seguirla e vede che lei si avvicina al cimitero di San Pietro in Vincoli e poi scompare nel nulla. Lui, incuriosito, anche un po' atterrito, entra anche lui all'interno del cimitero e proprio all'entrata scorge un monumento incredibile funerario dove era rappresentata proprio lei. E questo fantasma che ha atterrito, affascinato per tantissimi anni torinesi, e spesso è stato visto anche nei pressi del fiume Po specchiarsi nelle sue acque e poi venire inghiottita subito dopo. Storie incredibili, tra l'altro ce ne sono tante qui nella nostra città, di storie anche di fantasmi. Mi viene in mente qua, a 4 km da casa mia, Castello della Rotta, che si dice che sia il castello più infestato d'Italia, insomma, che tra l'altro è di proprio... Esatto, che tra l'altro è di proprietà privata, ovviamente, quel castello, quindi, però insomma, gira anche lì un'alea di mistero attorno a questa realtà, insomma, che tante persone hanno raccontato tante cose. Poi anche lì, tu hai avuto anche la possibilità di parlare con persone che dicono di aver vissuto delle esperienze anche legate a determinate situazioni? Sì, assolutamente sì. Mi è capitato e tanti fatti, c'è anche difficoltà, poi si fa difficoltà a crederci. Anche a me personalmente sono capitate delle cose che poi può sembrare assurdo che effettivamente siano accadute. Sì, e poi facendo interviste proprio per il libro ho avuto l'occasione di incontrare delle persone che avevano vissuto delle esperienze anche paranormali, anche nei pressi proprio e di Villa Capriglio, di cui parliamo all'interno del libro, altra casa infestata che ogni tanto decide di scomparire nel nulla, nella nebbia, salvo poi riapparire il giorno dopo, perché poi durante questo momento si riuniscono tutti gli spiriti, fanno queste riunioni, ecco questo. Ok, volevo fare una domanda ad Alfredo, visto che abbiamo un grandissimo autore di fumetti, ma ovviamente un uomo di grandissima cultura. Quanto anche queste situazioni, adesso nel caso specifico stiamo parlando di
di aspetti legati naturalmente alla Torino misteriosa, ma quanto queste storie, più o meno fondate, più o meno vere, hanno influenzato anche la letteratura, ovviamente nel passato tanto, ma anche ultimamente? Sì, nel passato la cosa curiosa è questa, che l'Italia è il paese del sole, è considerato il paese del sole, cioè il paese della luna, nel senso che i primi romanzi gotici, quelli inglesi, di Anne Radcliffe, di Horace Walpole e compagnia bella, sono il castello di Otranto. Il castello di Udolpho è un posto inesistente in Toscana, poi c'è il Monaco, l'Italia è quindi considerata per eccellenza il luogo del mistero. Questa influenza, l'influenza del romanzo gotico, ha creato tutte le varie variazioni appunto dell'horror, dei romanzi dell'orrore, compreso quelle di adesso, che si sono poi evolute o involute, se preferisci, perché cambiando i tempi cambia anche la concezione dell'orrore. Adesso effettivamente ci sono, tanto per fare discorsi un po' retorici, ma è vero, ci sono molti orrori in giro, quindi per spaventare la gente bisogna fare delle cose ancora più orride. Mentre per esempio negli anni 60, per modo di dire, lo dico perché negli anni 60 io co-dirigevo una rivista che si chiama Horror, che adesso è stato ristampato. Il terrore anche nel cinema era molto più psicologico, raramente si vedeva del sangue, raramente era una paura un po' più sottile, devo dire, vuoi per età, vuoi anche per formazione, più che per età, siccome io mi sono, tra virgolette, formato con questi film, come film dell'orrore, io preferisco questi, se devo essere sincero. Gli splatter li detesto. Mi piace molto Shining. Shining è capolavoro assoluto. Capire di cosa. Torino, in quanto a Torino, io posso dire che è una città che, prima di tutto Torino ha tutto ciò che mi piace in una città. C'è il fiume, c'è la collina, c'ha le bancarelle dei libri usati che frequento tutte le volte che vado lì, ha un sacco di antiquari, si mangia bene, tutte quelle cose lì. E poi c'è un sacco di amici lì, tutti un po' pazzi, poi ne parleremo, ovviamente. Eppure Torino, che quindi ha tutte queste caratteristiche che dovrebbero piacermi molto, non so perché davvero mi inquieta, non so dire perché, non sto dicendo che cose magiche o non magiche, so che è una città che un pochino mi inquieta, quindi vuol dire che effettivamente qualcosa di curioso ce l'ha, di strano. Sulla pazzia di Torino, sì, effettivamente ho tanti amici a Torino, che tutti sono un po' matti, nel senso buono del termine, e lo trovo anche molto, c'è il mio amico Aligo che fa tarocchi, che stampa tarocchi bellissimi, c'è a Torino, c'è il Club della Magia, uno dei più grandi d'Italia, c'è Pignatone, che è una bella libreria di libri antiquari e di altre cose per cui ci passo sempre e praticamente lo finanzio, e via dicendo. E tutti hanno un pochino di rana di pazzia, ce l'ho anch'io, si vede che ho un pochino di indole torinese. Non lo... Cosa c'entra Diabolico con Torino? Poi ve lo spiego, perché adesso tocca a te parlare, credo. No, fatemelo adesso, perché la domanda per Alfredo era il rapporto tra Torino Diaboliche e tra Diaboliche e Torino. Quindi dico in tre parole il rapporto tra me e Diaboliche, perché come mai sono qua? Se ci fosse Mario che giustifica un pochino, perché gli è successo qualcosa di grave al computer ed era imbestialito e adesso poi deve andare via, è andato già via, questa era lì. Non so cosa gli sia successo. Io ho cominciato proprio la mia, chiamiamola, carriera nel 64, in questo caso, quindi sono passati un po' di anni, con le sorelle Giussani, che erano le autrici di Diaboli, che erano le prime persone che hanno pubblicato della roba mia. Per cui Diaboli per me è stato, anche se pubblicava una roba da dimenticarsi e fare il segno della croce ogni volta che uno la vede, perché è molto brutta, è una storia che avrebbe dovuto far ridere, e non mi fa tanto ridere, però bene o male rimane il primo amore che non si scorda mai. Quindi per Diaboli ho lavorato prima scrivendo queste cose, poi scrivendo un po' di storie di Diaboli, poi dopo ho presentato Mario. Mario si è entrato molto di più perché poi ho fatto altre cose, e quindi questo. Però ho partecipato a tantissimi momenti importanti della storia di Diaboli, per esempio al famoso Diabolic Chi sei, che rivela le origini diaboliche e tante altre cose, piuttosto che ho reinventato il primo numero di Diaboli, la prima storia di Diaboli qualche anno fa, perché era un personaggio molto forte
cioè io ricordo quando l'avevo comprato da ragazzino, prima di tutto c'era scritto per adulti, allora ritenevo che ci fossero cose umma umma, ero tutto quello, invece non c'era niente. Ma a parte quello, dopo l'ho letto e mi è piaciuto per certi versi, però c'aveva un sacco di buchi di narrativi, proprio di buchi tremendi. E allora l'ho messo un po' lì, un po', però me lo ricordavo perché c'erano un paio di scene che erano molto forti. A questo punto poi, dopo qualche anno l'ho ripreso a guardare ed era cambiato notevolmente. Le due Giussani, che prima non erano dilettanti, veramente, si erano professionalizzate totalmente, e avevano fatto trasformato Diabolica in quello che è adesso, in sintesi. Mario è adesso il curatore, l'editore e il factotum di Diabolica, però non sa usare il computer. Invece, cosa dicevo, qual è il rapporto di Torino con Diabolica? Questo avrebbe, Mario l'avrebbe spiegato meglio, però lo dico io, cioè un bel momento, ricordo che un giorno esiste un club che si chiama il Club di Diabolic, che sono dei ragazzi, ormai sono dei signori grandicelli, che sono molti appassionati del personaggio e che lavorano intorno, scrivono una fanzine, eccetera, eccetera, sono bravi, insomma, fanno delle cose anche interessanti. E in quel momento mi ricordo che io ho detto veramente un passante mentre mangiavamo, voi siete così pazzi che dovreste fare una piantina di Diabolic, di Clerville, che è la città di Diabolic. Questi sono messi lì, l'hanno fatta davvero, ma non l'hanno fatto come avrei fatto io, una di quelle piantine uso gli alberghi da poco, quelle con le quattro vie principali. No, no, hanno fatto una piantina straordinaria, di una città vera, ma l'ha fatta anche. Siccome nel numero 123 la luna spunta a destra e non a sinistra, vuol dire che è girato così invece che colà, ma nel numero 124 nella stessa zona gira, quindi si vede che è un promontorio perché basta girarsi e cambia. Insomma, una cosa folle, e hanno tirato fuori questa piantina. A cui ho fatto la prefazione appunto dicendo che erano pazzi, perché probabilmente c'è qualcosa di torinese dentro, ma secondo, che mi ha sempre incuriosito dove, in questo mondo parallelo, perché Diabolik non è nel nostro mondo, è in un mondo dove c'è lo stato di Clerville, dove c'è come si chiama, una serie di cose che non esistono da noi, però che sono delle proiezioni delle nostre. E a me pensavo dove poteva essere questo mondo, e ho deciso che era nella zona Liguria-Piemonte, perché per una banalità, ma perché se uno va a Nizza, per esempio, attaccato alla Liguria, c'è un sacco di cognomi che sono di nomi di persone che hanno il nome proprio francese e il cognome invece italiano. Invece la cosa buffa di Diabolik è che tutti hanno il nome proprio italiano e il cognome francese, no? Se ci vedete dietro c'è sempre la copertina dietro con scritto Giuseppe Dupré, scritto come si pronuncia, però non scritto. È abbastanza curioso. Allora ho pensato che fosse una zona di confine linguistico e mi stava bene che fosse quella zona lì. Poi dico, e poi sta bene anche perché quella zona è stata di vari, lì c'è stata una cosa che poteva muoversi in una maniera molto diversa da quello che è successo. Lo stato di Seborga. Lo stato di Seborga è un posticino sopra Ventimiglia, sopra no, Imperia, che dice di essere uno stato di principato, si rivendica la. È interessante perché in effetti è l'unico tra i molti stati francobollici, ce ne sono un sacco nel mondo, anche in Italia, che dicono di essere indipendenti. Questo qua rivendica qualche realtà, effettivamente aveva avuto uno status del genere, ma roba del 1200, poi l'ha perduto, ma loro continuano a fare. Però se fosse andato in una maniera diversa, magari quello stato lì si poteva espandere, di qua e di là. Poi c'è un Chiaravalle lì, che poi Clairvaux e che poi Clerville. E allora dico, lì c'era la capitale, poi si è espansa giù verso il Piemonte, verso Nizza, e qual è la capitale logica? È diventata Torino, perché primo la zona, ma secondo c'è come Clerville, il fiume, la collina, la montagna, la cosa, la rava, la falda, c'è un sacco di cose che c'è Clerville. Clerville ha tutte queste cose per un motivo molto semplice, perché le Giussani, essendo molto abili, essendo delle, hanno improvvisato, ma hanno capito 2000 cose sulla narrativa di fumetti, non hanno fatto la storia ambientata a Parigi dove non c'è la montagna, sì, vabbè, c'è, dove non ci sono le montagne, dove non c'è, ma è una città dove poteva esserci tutto. Quindi quel giorno che avevano bisogno di un fiume, ecco che c'era, poi c'è montagna, va benissimo. Ecco,
il mare, vabbè, ci ha messo Genf, che poi Genova, e va bene. Quindi, secondo me, in realtà Torino è la città di Diabolica. Io starei in giro, attenta se fossi in lei andare in giro nella notte, perché gli gira con la mascherina da chissà per quanto. Diabolica era un precursore, appunto, che girava già con la mascherina da tempi immemori, quindi mettiamola così, oggi non farebbe più notizia. Adesso non gli permetterebbero di circolare, perché la Jaguar E-Type non è Euro 6, quindi lo fermerebbero proprio in ogni maniera possibile e immaginabile. E poi Daria, nel mistero è anche la scomparsa del primo disegnatore delle tavole diaboliche, Angelo Zarcone, che disegnò appunto queste prime tavole, le consegnò e poi scomparve nel nulla. Le sorelle Giussani, Angela e Luciana, lo fecero addirittura ricercare anche dall'agenzia Tom Ponti all'epoca, e insomma non si riuscì assolutamente a risalire. No, è difficilissimo. La cosa curiosa è questa: le prime storie di Diabolik, le prime tre storie, ma in realtà sono la riduzione a fumetti della prima storia di Fantomas, il super criminale francese, eccetera. Il primo di questi tre episodi è quello disegnato da Zarcone, nome che io credo che si siano inventati le Giussani, mio personale, a furia di sentire dire chi è che ha disegnato questo diabolico, loro non se lo ricordavano. Un bel momento mi è venuto in mente di chiamarlo Zarcone, e così è andata, secondo me, però è una mia ipotesi personale, poi ne aggiungo un'altra. La cosa curiosa è che il primo numero di Fantomas ha una famosissima copertina, veramente famosa, l'abbiamo vista tutti sicuramente, quella dove Fantomas sormonta con i due piedi la città di Parigi, un piede di qua, l'altro al di là della Senna, cilindro, mascherina e pugnale in mano. Racconta la storia che questo era un disegno che rappresentava, in realtà non aveva il pugnale, buttava delle pillole, le pillole pink, pillole rosa, che servivano per dormire, insomma. Non andava bene la pubblicità, è rimasta lì, a un bel momento l'editore, per risparmiare, l'ha fatta ritoccare ed è diventata la copertina di Fantomas, che è diventata veramente iconica, per usare un termine che si usa sempre, perché è stata usata dovunque, nelle locandine di dovunque. Ha cercato Fayard, che era l'editore, di trovare il tipo, così come ha fatto Mario e hanno fatto gli altri, per pagarlo, perché questa copertina è stata super utilizzata. E Fayard era stranamente un editore che pagava bene, gli piaceva pagare il giusto. Non sono mai riusciti a trovarla. Ma questo non è già Zarcone, facciamo finta che non ha più letto i fumetti, non ne frega niente, ma quello era dovunque, sui muri, ci sono foto di Parigi, foto di Londra, perché i film, tra l'altro, di Fantomas hanno girato il mondo. Io ho un sospetto, ma gli esperti, per cui Mario, mio amico Gianni Bono, sa tutto di questa vicenda, eccetera, dicono che è pura follia. Però io mi domando, per quale ragione è vero, le Giussani sono sempre stati ostili a dire il nome di qualcuno, cioè, magari se l'erano dimenticato, ma poi lo trovavano, c'era un sacco di gente lì, tutto un sacco di gente, almeno 4-5 persone e così via, quindi le cose si sapevano, no, anche di più che sapevano, che avrebbero saputo chi era, possibile che nessuno sapesse, eccetera, glielo facesse ricordare. Poi molti sono morti, non perché li abbiano uccisi per non rivelare il nome di Zarcone, semplicemente perché stiamo parlando del 62, eccetera. Certo. Morale della favola, secondo me era disegnato veramente male quello di Diabolica, con qualche tocco di qualcuno che probabilmente l'aveva rimesso a posto. La Angela Giussani per me aveva delle velleità artistiche, lo so, perché lei scarabocchiava quella, eccetera eccetera. Potrebbe darsi che l'Angela Giussani si sia messa anche a disegnarlo facendo una bruttura, facendosi un po' correggere da giro e così via. E poi ho detto, no, che non si sappia in giro, questa è una schifezza, me ne rendo conto, zitti, il primo che lo dice prende una coltellata, appunto, e via andare. Bene, una domanda per Alfredo? Sì, sì. Vai. Che cosa ne pensa del fatto che Gianni Bono nel 2005, che è appunto questo storico del celebre del fumetto,
chiese a Brenno Fiumali di disegnargli praticamente un ritratto di Zarcone. E lui prima lo disegnò a matita, poi non soddisfatto il giorno dopo lo ridisegnò a china e quello che venne fuori fu insomma un ritratto proprio dagli occhi diabolici che sembravano proprio quelli del fantomatico assassino. Io sinceramente non lo so, io ritengo che anche Brenno, oramai con la furia sentirsi fare le stesse domande, un bel momento, adesso faccio un disegnino, poi ci faccio i capelli a spazzola, dagli occhi dell'assassino, eccetera, eccetera. E questo qui era Zarcone. Ma a me sembra stranissimo che un tizio che non si possa ricordare, anche fosse finito in carcere oppure morto, ma insomma, qualcuno dovrebbe. Probabilmente non c'è Zarcone, probabilmente è stata un'opera collettiva, secondo me, partendo da certe cose. Io credo che ci abbia anche lavorato un po' Brenno, ci aveva lavorato un po' di gente. Erano momenti, al di là degli scherzi, erano momenti molto eroici di certo fumetto. Le sorelle, una delle Giussani, Angela, era la moglie dell'editore Sansoni, non il noto Sansoni, ma il Sansoni simpatico e pirata che io amavo molto, e che era uno che si arrangiava, faceva delle cose incredibili, a volte anche turpi, per portare avanti la casa editrice, rubacchiava disegni, cosa forca briga. Può darsi che la Giussani abbia chiesto aiuto al marito, e questo qua gli ha dato da fare una vignetta, Pinco Pallino, un'altra, qualcun altro, non, ma non lo so, sto inventando perché non è che abbia nessuna certezza. Gianni Buono invece, di cui sono amico da 65, Bomboli da ancora prima. E lui è uno che sta cercando Zarcone veramente con grande impegno, voleva fare Chi l'ha visto la cosa. Zarcone potrebbe essere tranquillamente ancora vivo, tutto sommato, facciamo finta che avesse una ventina d'anni del 62, non sarebbe certo un bimbo, però potrebbe avere una novantina di anni, che è possibile, non è arduo 150, ecco. Chi lo sa? Boh. Però che bello, perché rimane un mistero. Facciamo finta che Zarcone fosse di Torino e quindi continua. Esatto. Esatto. Daria, volevo farti una domanda, perché uno dei personaggi in assoluto che mi ha sempre più affascinato fin da bambino, è Gustavo Roll, che è sicuramente una persona molto famosa, nel senso, a chi piacciono queste tematiche legate al mistero e quant'altro, era sicuramente una persona di grandissima intelligenza, grandissimo spessore, di grandissima cultura. Quali sono gli aspetti che ti hanno più magari affascinato, incuriosito delle gesta di quest'uomo, che si dicesse che avesse insomma dei poteri paranormali o comunque facesse delle cose sicuramente non alla portata di chiunque? Gustavo Roll è una figura che ha colpito tantissimo e so che tuttora divide tantissimo le persone. Alza solo un po' il microfono, Dario, scusami. Eccoci. Ok. Gustavo Roll a me ha colpito tantissimo e ho studiato tantissimo sulla sua figura per capire io stessa dal nulla chi lui fosse, se fosse appunto il migliore degli illusionisti al mondo. Oppure una persona dalle capacità paranormali fuori dal comune. Questa cosa, questo concetto dal capitolo, io lascio comunque il lettore, lascio che sia il lettore a stabilire questa cosa. Io ho riportato tutte le ricerche, tutte le indagini fatte fino ad oggi. E da Piero Angela a Massimo Polidoro a Mariano Tomatis, che l'hanno comunque sia approfondito in maniera magistrale, in particolar Lo modo tampone, lo Mariano. tampone. Come? No, siccome lei mostrava il libro, mi No, che sembrava che chiaro. lo tampone. Nel libro, adesso vi faccio un po' di domande sul libro perché tutto quello che state dicendo c'è. Continua, dai, scusa. E quindi ecco, ho approfondito in particolar modo tutti gli studi di Mariano Tomatis e appunto, come dicevo, lascio che sia il lettore a farsi un'idea propria, secondo lui,
chi fosse in realtà Gustavo Rolle. Io sono rimasta colpita da tantissimi episodi, ma la cosa incredibile è che non si sa realmente quali fossero veri, realmente accaduti e quali poi sono frutto di leggenda. È difficile stabilire questa cosa, anche questo rientra nei tantissimi misteri di Torino. Né tra i tanti che avevano colpito era uno dove lui praticamente a un certo momento mostra delle carte e a questo suo amico gli dà questa carta, non mi ricordo adesso se fosse il 6 di fiori o okay, che, gli chiede che figura fosse e poi a un certo punto il suo amico che lo teneva stretto a petto questa carta. E incuriosito, senza farsi vedere la roll, un attimo va a vedere la carta e vede che questa carta, i semi si stavano scomponendo e cambiavano la figura. E a me questa è una cosa che ha impressionato tantissimo, che fosse entrata nella leggenda. Si sono trasformati sotto i suoi occhi e nella carta che poi dopo roll indovina. Questa è una cosa che a me ha dato i brividi quando l'ho letta la prima volta. E poi naturalmente i famosissimi quadri di Rol, che si dipingevano da soli, che cambiavano da soli, che sono passati alla storia, ecco, mi hanno incuriosito tantissimo. Ma gli episodi sono veramente tantissimi. Lui era molto amato anche da personaggi dello spettacolo, ma anche di tutto il parterre politico Vero, era una persona dell'epoca. di grandissima cultura, tra l'altro, Gustavo Roll, non era quindi Dicono era anche di grandissima sensibilità, che sì. salvò moltissime persone anche dai nazisti. E Sì. praticamente lui, da una sua rappresentazione, la barattava con una vita, ecco. Sì. E anche questa è stata una cosa molto bella. Però sbaglio, non ha mai in realtà non ha mai voluto però spettacolarizzare più di tanto la cosa, nel senso che lui non è uno che ha lucrato su queste cose pur magari avendone le possibilità, forse. Sì, in teoria sì, è vero. E in pratica, quando appunto ho letto di queste ricerche fatte su di lui, si pensa è vero, magari non lucrava, però gli venivano fatti anche, lui era un grandissimo collezionista, gli venivano fatti anche dei regali importanti in seguito alle sue poi rappresentazioni. E poi comunque quando un uomo, già anche la ricerca, ma è un'ipotesi assolutamente, anche la ricerca del prestigio e della fama potrebbe essere anche quello un guadagno, anche Certo, non di soldi, anche se lui era benestante. sicuramente sì. È un'ipotesi, ecco. Chiara, scusa, volevi intervenire? Sì, mi vorrei attaccare, vorrei fare la domanda proprio da editore ad aria, cioè. Dato che parlavi di studio e metodo di ricerca, volevo sapere un po' se avevi voglia di raccontare e condividere qual è stato il tuo approccio, il tuo metodo di indagine, il tuo metodo di ricerca, di analisi, e per appunto realizzare questa attività di Torino. Il libro, allora, è come se si dividesse in due parti. La prima parte è formata da diversi capitoli, più o meno lunghi, che tratta un po', che approfondisce personaggi, luoghi, fatti incredibili, misteriosi, magici, accattivanti e sono frutto delle ricerche fatte in 5 anni direttamente sul luogo e frutto di interviste anche fatte ad operatori museali e alla fine anche di tour a delle guide che carinamente si soffermavano con me perché mi vedevano proprio perdutamente innamorata della città, quindi approfondivano gli argomenti. Tour particolari anche realizzati con l'agenzia celebre la Somewhere, una delle migliori in assoluto di Torino, con cui ho fatto tutti i tour possibili immaginabili, dalla Torino Magica, Torino Sotterranea, Torino dei Fantasmi, la Torino Sede, le Streghe, e questo è stato fondamentale, mi ha dato tutto proprio, mi ha dato il terreno, è stato un terreno fertile. La seconda parte, invece, gli ultimi 2 anni, è frutto delle ricerche che io ho fatto sui testi di Mariano Tomatis, che è uno storico studioso dell'arte dell'illusione, un mentalista di fama mondiale, che ha
che ha approfondito il concetto e tutta la storia del mesmerismo. Lui attualmente è il maggiore esponente al riguardo. E quindi ho studiato sui suoi testi, su tutte le sue opere, e in più su testi originali dell'Ottocento. Intersecando questi contenuti, poi è nata la seconda parte, che è tutta quella sul mesmerismo, che poi ho scoperto che ha calamitato tantissimi lettori, sta calamitando tantissimi lettori, e quindi tutta l'origine del mesmerismo è stato l'antesignano dell'ipnotismo, della psicologia del profondo e della psicoterapia moderna. E non dimentichiamo quando poi Mesmer, che è stato questo medico tedesco che ha dato origine a questa teoria, e quando faceva riunire in gruppo queste persone, dove avveniva spesso un'alterazione della percezione, anche un'anticipazione delle sedute spiritiche. E questo si colloca tutto in un periodo di un Settecento illuminato, che però è caratterizzato anche da dei lati oscuri, un po' irrazionali. E qui il nostro protagonista, questo medico tedesco, Franz Anton Mesmer, aveva dato origine ad una teoria, una teoria medica, il mesmerismo magnetismo animale. Lui sosteneva che noi, tutti gli esseri viventi, animali o umani che siano, sono attraversati da un fluido invisibile e armonioso e vitale, che viene chiamato magnetico, data la sua natura. E animale non facendo riferimento agli animali, ma all'anima come la intendevano gli antichi, lo spirito invisibile. E partendo da questa teoria, lui sosteneva che tutte le malattie, o almeno la maggior parte delle malattie, erano caratterizzate da una cattiva ripartizione di questo fluido, e quindi lui aveva questa capacità, come poi tutti i mesmerizzatori poi che si susseguirono, e di infondere questo fluido e di permettere la guarigione della persona. E lui ottenne tantissimi risultati, divenne famosissimo in tutta l'Austria, ma anche nelle maggiori città europee. Ok, posso farti una domanda? Facciamo rivedere il libro, Chiara, che ce l'hai lì. Facciamo rivedere. Quello di cui ha parlato Vestudaria Esatto. nel capitolo sul mesmerismo, prettamente a pagina 197. Quindi io vi invito caldamente a pagina 197. Io volevo chiedere due cose in realtà, Dare. Una era una domanda che mi aveva un mio carissimo allievo che mi ha chiesto: fagli una domanda, fagli questa domanda, quindi adesso te la pongo. Beh, prima volevo solo fare un accenno. Molto spesso in realtà volevo capire se per caso avevi avuto anche modo di confrontarti, ad esempio, con una serie di enti, non so, tipo il CICAP, piuttosto che altri studiosi che cercano anche una dimostrazione scientifica anche all'interno di un contesto come può essere. Che sfoglia un po' nel paranormale, comunque nella leggenda, comunque nel mito di determinati racconti o storie. Quindi hai avuto anche un confronto, diciamo, con persone che studiano con un modo di una metodologia empirica questi fenomeni? Non personalmente, però ho lavorato e studiato su molti testi del CICAP, Ok. quando volevo approfondire l'argomento sia di Roll. Sì. Non ho Perfetto. conosciuto personalmente qualcuno che ne facesse parte, so appunto che Massimo Polidoro ne è il presidente, però non personalmente. Però Ok. il loro pensiero sì, perché è stato Certo. tra i pensieri fondamentali anche per capire un po' Roll, insieme a quello di Mariano Tomatis, il confronto tra le varie ideologie. Assolutamente. La seconda domanda invece di Federico che mi scriveva legata al Torino Magica, di cui hai fatto anche parte, di cui hai parlato anche poco fa. Quando ha fatto il tour, la guida gli disse che le parole riguardo la scritta posta in latino sulla Gran Madre, che ha la chiesa della Gran Madre di Torino, gli disse che le parole divise in due per posizione nella frase prendono altri due significati, sole parole nei numeri pari e nei numeri dispari, ordo taurinus adventum e populusque ob regis. Questa è la domanda di se sapevi qualche cosa in più di riguardo a questo.
Chiedo umilmente perdono, ma io questa cosa l'approfondirò, è voluta questa cosa, l'approfondirò in Diabolica 2 che ci Ah, aspetta. ok, perfetto. Allora non spoileriamo la seconda Non stagione. spoileriamo, ecco Non perfetto. spoileriamo la seconda stagione. Perfetto, Chiedo perfetto, perdono perfetto. umilmente. No, no, ma ci mancherebbe, se no perdiamo la suspense anche del volume 2, ci mancherebbe. Già dobbiamo ancora, dobbiamo convincere, convincere, che poi c'è poco da convincere, è un libro stupendo, quindi lo ripeto ragazzi, siamo vicini a Natale, fare un regalo in cultura è sempre un regalo meraviglioso, tanto più che un libro affascinante, un libro che si legge molto, in maniera molto scorrevole, molto intenso, soprattutto anche, ma non solo per chi è di Torino, ma anche soprattutto per chi non è di Torino, è un modo per conoscere una realtà diversa. Che comunque è molto affascinante, che fa parte comunque della storia anche della nostra città. Quindi, tra l'altro, Chiara, in quali librerie si può trovare? È disponibile anche su store online, eccetera, eccetera. Assolutamente sì, noi diciamo sempre che i migliori librai di Torino ce l'hanno già, perché è vero. Se no, si può assolutamente ordinare, potete anche consultare il nostro sito www.scritturapura.it con tutti i link che vi rimandano a dove poterlo acquistare anche online, ma sicuramente il vostro libraio di fiducia già lo avrà o lo sicuramente ce lo richiederà e noi glielo porteremo in tempo reale praticamente. Perfetto. Vorrei ricordare che se posso un attimo, alle 9 andrà Prego. in onda la replica di questa puntata che è andata adesso in onda appunto in diretta su Facebook e sui tuoi canali e quindi io vi ringrazio e ti ringrazio tantissimo per l'occasione. No, no, ma ci mancherebbe. Io invito tra l'altro ad andare a vedere il sito, la pagina Facebook, ma anche il sito di Scrittura Pura. Casa editrice, quindi hanno, devo dire, hanno un parterre di autori mica da ridere, e oltretutto spaziano un po' anche in generi ovviamente diversi, molti autori, come diceva prima Chiara, anche internazionali, quindi questa è una cosa secondo me molto molto bella e molto interessante. Quindi cerchiamo di dare supporto agli autori in generale, perché insomma io cerco di spendere nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, tanto impegno, tanta determinazione nel cercare di far passare, soprattutto con i miei allievi legati al mondo della fotografia, che la cultura è la base, l'essenza stessa, dovrebbe essere la base, l'essenza stessa per qualunque percorso, sia in termini fotografici, ma anche per quanto riguarda la vita stessa di ogni individuo. Perché, ripeto, non c'è più grande forma di libertà di una cultura più ampia, perché è l'unico modo veramente per accrescere il proprio spirito, la propria personalità, il proprio modo di essere, e aiuta sempre. Quindi un libro, regalare un libro è sempre una bellissima, bellissima cosa. Hai qualche altra domanda? Vediamo se c'è qualcuno che vuole. No, lascerei al pubblico se qualcuno ha qualche altra domanda. A parte mille mila commenti, come è giusto che sia per Daria, ovviamente di complimenti e altro, quindi Francesco De Filippi scrive che bel lavoro di archivio, Samuele è molto interessante, vi consiglio uno sguardo al castello di Montebello e il fantasma di Azzurrina. Ci sono anche degli studi dell'Università di Bologna con relativi campioni foto e audio. Ce ne sono tante. Nietzsche diceva Andrea è impazzito Torino, vero? Quindi, per ricollegarci a quello che diceva Alfredo, questa dose ovviamente di pazzia e di follia che alberga un po' in noi torinesi. Francesco scrive che bel lavoro d'archivio filologico, ha fatto autrice, lo dico da italianista, complimenti davvero. Vediamo se ci sono anche altri commenti precedenti. Alessandra che scrive bellissimo. Leggili tutti che così Daria è felice. No, no, ma Tutti io li sto siamo felici. leggendo. Mi sto leggendo bellissimo, mi ha affascinato talmente tanto che lo rileggo per una seconda volta. Le vicende misteriose inquietanti ci tengono inchiodate al libro. Complimenti, cara Daria. No, i commenti sono tutti giustamente così. Beh, mio allievo Federico che mi saluta. Ciao Peter. Poi Diabolica 2, tanti cuori. Evidentemente abbiamo già i preordini. Iniziamo, Chiara, con i preordini di Diabolica 2. Daria, non puoi dormire adesso, nei prossimi giorni ti rimetti al computer a scrivere. Diabolica 2, no, chi ne sa, magari no, può essere anche, secondo me è anche un ottimo spunto per crearci magari qualche puntata in qualche format televisivo, secondo me, visto che spesso è capitato ogni tanto di seguire magari certi speciali televisivi legati a questi argomenti, ma
sempre in maniera molto mai molto approfondita, ecco, diciamo così. E quindi sarebbe anche una cosa, bisogna chiamare Giacobbo o qualcun altro, chi per lui, per fare, no, un approfondimento del genere. Gabriella scrive: vorrei chiedere ad Aria se ha vissuto in prima persona qualche esperienza paranormale misteriosa. Sì, la devo raccontare, posso evitare? Questa non va in Diabolica 2, se va in Diabolica 2 non lo puoi raccontare, se no ok, va bene. No, non andrebbe in Diabolica 2 perché non riguarda Torino, riguarda me. Ok. Però sì, mi è capitata un'esperienza paranormale qualche anno fa. Il microfono solo. Ok, qualche anno fa, non so, è anche, diciamo che un po' mi vergogno, ma nel senso che io so che è accaduta realmente, anche perché non è, ok, ve la racconto. La faccio breve. Certo. È capitata tipo un paio di anni fa e ero in dormiveglia. Innanzitutto premetto che io non sono astemia, non bevo. Ecco, e è capitato in un momento di dormiveglia che io a un certo momento era sicuro che non stavo dormendo assolutamente, non avevo appunto bevuto. E ho sentito chiaramente, era buio, ho sentito chiaramente che qualcuno camminava sul mio letto, cioè proprio dei passi, come se qualcuno fosse salito sul letto, e ho sentito, in quel momento ero sola. È stato impressionante, perché io mi ricordo proprio questa sensazione di terrore cieco, ho sentito proprio dei passi che si avvicinavano, e io che sono appunto credente, e il mio metodo è stato quello di iniziare a pregare. E dopo qualche minuto la cosa, qualsiasi cosa sia successa, è scomparsa. Io mi ricordo proprio questo senso di terrore agghiacciante, perché non ho avuto neanche il coraggio di allungare, come nei film dell'orrore, di allungare la mano, non si sa mai, per accendere, certo, la luce. Però è stata una cosa veramente agghiacciante, e sono sicura che non stavo dormendo e che non era un sogno. Io credo che tutti più o meno, forse nella vita, è capitato qualche cosa a cui non riusciamo a dare una spiegazione. Magari alcuni non ci danno neanche peso, o semplicemente magari è un po' anche un autonegarsi determinate situazioni. Io credo che appunto ognuno di noi abbia vissuto qualche esperienza un po' non spiegabile, o quantomeno così, per cui magari chi in maniera un pochino più forte, diretta, come questa che hai appena raccontato, che sicuramente per te che l'hai vissuta è sicuramente inequivocabile, e non puoi avere dubbi che questa cosa sia successa, però qualche piccolo segnale, qualche piccola cosa penso che a tutti noi sia capitato. Quindi mi ricordo, posso raccontare, tanto non c'è niente di strano, di male. Io ho avuto per mesi, un po' di anni fa, avevo un'escoriazione qua sulla mano, all'interno della mano, non riuscivo a farla passare, ho usato al dottore pomate, di tutto e di più. Mi ricordo un giorno che entro in chiesa e ci passo sull'acqua benedetta, poi riguardo la mano, non c'era più niente. Cioè, sono quelle cose che ma l'ho fatto così, come gesto, no, mi prudeva ogni tanto, non è che facesse male o altro, però ogni tanto mi dava prudenza. Sono queste cose che succedono, magari soltanto, magari scientificamente doveva sparire in quel momento lì, va a capire, no? Non è che uno pensa chissà che cosa, però penso che a tutti noi siano magari capitati alcuni di questi argomenti, e alcune di queste, scusate, situazioni, e credo che siano comunque sempre interessanti, vanno sempre valutate e comunque prese con rispetto, poi soprattutto quando le persone sono meritevoli di rispetto. Poi c'è anche chi inventa per creare, no, spettacolarizzazione o altro, però sicuramente il beneficio del dubbio va sempre sempre garantito. Infatti, a tutti. Sempre fatica a raccontarlo, perché posso essere presa per matta. No, ma ci mancherebbe, assolutamente, voglio dire, non sono esperienze personali, e nessuno può mettere in dubbio la tua parola, nel senso, è una cosa che hai vissuto tu, quindi nessuno può dirti non è vero. Non è dimostrabile scientificamente, ok, ma nessuno penso che ti deve convincere che non sia successo, quindi giustamente la tua esperienza è giusto che te la porti avanti. Vediamo, Silvia scrive: ho trovato un bel regalo da fare ai miei cari e ai miei amici questo Natale, fantastico. Fantastico. Poi Grazia che scrive: Daria è una dea diabolica, fantastico. Facciamo vedere la copertina bene, Chiara, facciamola rivedere.
bellissimo. Tra l'altro, anche punto ricordo, purtroppo sarebbe dovuto intervenire con noi stasera Paolo Ranzani, che ha curato con le immagini e ha aiutato Daria nella stesura di questo lavoro bellissimo. Per un impegno personale purtroppo non ha potuto partecipare, però ecco, comunque ovviamente lo saluto e insomma, che tanto ci sentiremo sicuramente presto. Allora, Paolo, qui ormai saluta voi, vi porto i saluti di Paolo, che è dispiaciutissimo di essere riuscito a essere presente e che è stato anche il compagno appunto di viaggio di tutte queste avventure, si è prestato, perché la nostra tra virgolette coppia è particolare, siamo un po' come Mulder e Scully, però al contrario. Io sono bella, andiamo, facciamo incanto, magia, scopriamo, arrampichiamoci su quel cancello, scendiamo nel sotterraneo, e lui che si presta, però è un po' miscredente, però no, si presta molto, ecco, non all'avventura. Cioè, no, Paolo è assolutamente, assolutamente un grande. Se avete altre domande, quella qui, siamo già a un'ora. Abbiamo fatto un'ora. Direi che, ripeto, il libro è disponibile sostanzialmente in tutte le librerie, comunque lo potete ordinare in tutte le librerie, quindi ricapitoliamo, Torino Diabolica, quante pagine sono, Chiara? Lo diciamo subito, 262 precisamente. Quindi anche un bel volume, bello interessante, non troppo prolisso, no, perché se fosse Tolkien... Foto e illustrazioni di Paolo, assolutamente, quindi è molto leggero, assolutamente per tutti, con molti spunti, appunto, approfondimenti di Daria. Ah, ok, il prezzo suggerito si può dire del libro? No, dai. Non si può dire. No, non diciamolo. Non diciamo. Il costo della cultura non ha prezzo. Quindi... Non ha prezzo, fantastico. Sì. Fantastico, tanto si trova online, quindi voglio dire, non è che... Un libro così di ricerca, così lungo, non è expensive, è giusto. Esatto. Ricordo questo lavoro. Assolutamente d'accordo, quindi... Le straordinarie foto di Paolo, incredibili davvero, ci sono anche i disegni meravigliosi di Andrea Maino. Fantastico. Allora, c'è un commento di Silvia. Daria, hai intenzione di scrivere anche di altre città? Okay. Ho già in mente una in particolar modo. Quindi Diabolica 3, ok, perfetto. Diabolica 3, esattamente. Posso farti ancora una domanda? Immagino che sicuramente avrai approfondito tanto quello che è un po' il triangolo della magia, no? Quindi Parigi, Lione, Torino, eccetera. Hai trovato anche molte analogie in queste città, soprattutto magari tra Parigi, Torino? Sì, beh, Parigi, è come, secondo me Torino è come se fosse una... l'incrocio tra Parigi e Praga, è come se fosse una Parigi dark, noir, no? Un po'... Anche se poi, ecco, Torino, come dicevo prima, non può essere associato a nessun'altra città, però sì, secondo me Praga e Parigi un bel mix più noir, più gotico. Un po' dark. Allora, Grazia che scrive, appena posso prendo il treno alla stazione di Napoli, alla Feltrinelli, mi faccio il regalo di Natale, bravissima. Alfredo, una considerazione ancora a caldo, così... Beh, che ormai sono incuriositissimo, perché è un po' di giorni che non esco, perché non mi va troppo visto la cosa. Ordinerò il libro via email, anche se preferisco andare nelle librerie, come ovvio, perché è la cosa migliore, è più divertente da fare. E sono molto curioso di vederlo. Sono molto curioso di leggere il capitolo su Roll, che è un personaggio davvero misterioso, che io non ho mai decifrato. E poi volevo, appunto, mi spiace che non ci sia Mariano Tomatis, che è un altro pazzo, secondo me, di Torino. Ecco, un'altra cosa, ci sono dei molti, come si chiamano quelli che sanno tutti, che sanno tutto. Tomatis è uno di quelli che sa tutto, no? Proprio è straordinario, eccetera. C'è mio amico che mi ha telefonato un tuttologo, ma tuttologo sono un po' di... così. No, ci deve essere una poli qualcosa, vabbè, fa niente. Adesso mi ha telefonato un mio amico che onnisciente, la parola sarebbe più corretta. Ma... Alex Dante, che sta vicino a Torino, non proprio a Torino,
quello che mi ha messo sul telefono, che ha spento il telefono, che anche lui è un altro che sa tutto. Poi c'è Polidoro, che non è di Torino, però sa tutto. Polidoro è quello del CICAP, che anche lui sa tutto. E queste persone mi fanno un'invidia tremenda. Ci deve essere un segreto che io ignoro. Poi ci sono quelli che producono tanto, per esempio, che scrivono tantissimo, che sanno fare tantissimo. Come fanno? Pensate a Alessandro Dumas, che scriveva l'Ira di Dio. Era un gourmet. Andava a donne tutte le sere, anche tutti i pomeriggi, perché era anche, come si può dire, non si dice gourmet, insomma, maialone. Poi dopo andava in giro a Garibaldi con il suo vascello. Scriveva. Io ho comprato un libro che è alto, così, saranno 300 pagine, un libro di fino a 800, che è raccolta del, sì, una specie di indice di tutte le opere di Dumas. E come faceva? Domanda. Ecco, questa cosa aleggia, serpeggia. Secondo me a Torino c'è un bel magnete per queste cose. Ma per me, infatti, come dicevo prima, è stato fondamentale lo studio di tutte le opere di Mariano Tomatis, che la stesura del libro, metà libro, fa riferimento alle sue ricerche. Non ho capito, caduto. Come accennavo prima, tutte le ricerche di Mariano Tomatis per me sono state, gli studi sulle sue ricerche sono stati fondamentali per la stesura del libro. Metà libro fa riferimento ai risultati delle sue opere, per me è stato proprio fondamentale. È molto bravo su queste cose. Veramente. Anche perché lui entra proprio nella carne dell'argomento, va proprio a fondo. Sì, sì, questo è vero. Ma io lo sviscerà in tutti i modi possibili e immaginabili. E appunto, per questi giorni, per fatti miei, mi sono occupato di Mesmer. Effettivamente ho trovato molta roba da Tomatis, molta d'altra parte. Però, per esempio, Mesmer, molto considerato, era un illuminista sicuramente, nel suo genere ha cercato di esserlo, però molti l'hanno considerato la fine dell'illuminismo, è la fine dei lumi. Perché? Perché, per esempio, dopo la sua, questa cosa che faceva, a mio modo di vedere, cercando di ricostruire, prima perché ci credeva, perché la sua teoria magnetica e gli influssi dei pianeti che influiscono sul tuo mondo, ci credeva. Poi ci ha giocato anche molto, perché queste sue feste, questi suoi incontri alle cosiddette vasche, secondo me dovevano essere anche un po' un casino, no? Proprio la sua parola. Detto questo, però alla fine credo che abbia sempre creduto, credo anche che fosse una persona molto simpatica, piacevole, che sapeva fare, insomma, perché se no non si metti uno antipatico e cose, non ci vanno le signore alle parti. Dopodiché, di notevole carisma, dicono. Sì, notevolissimo carisma, e infatti lui, quello che non mi ricordo il nome, ma quello che ha trasformato il mesmerismo in ipnosi, chiamiamoli così, aveva detto che la cosa vera era il trance indotto durante queste cose, che questo trance era dovuto in parte a moltissime situazioni, ma in parte anche al carisma. La fine dei lumi invece è stata una cosa un po' diversa, cioè Mesmer è sempre stato molto, monarchico. E infatti la regina Teresa d'Austria, la imperatrice Teresa d'Austria, la regina Antonietta, eccetera, Maria Antonietta, eccetera. E quindi quando c'è stata la rivoluzione era un uomo che andava sicuramente in pericolo. Invece è stato apprezzato anche dalla rivoluzione che l'ha salvato abbastanza per un motivo molto semplice, perché diceva: noi rifiutiamo la scienza degli scienziati e vogliamo la scienza del popolo, uno uguale a uno. Cioè hanno anticipato quella cosa tremenda che ci tiriamo dietro adesso sul fatto che la scienza chi se ne frega, la gente vuole i bagni, le vasche di Mesmer. Non so se lui fosse contento di questo o meno, perché poi dopo non è stato evidentemente poi trattato più bene, perché sotto il terrone nel 93-94 l'ha portato via tutto o parecchia roba. Però questo fatto da molti è stato considerato la fine degli uni e l'inizio di un certo tipo di meccanismo che ci portiamo dietro, che in realtà nasce molto prima, diciamocelo, cioè non c'entra. Cioè, però, sì, adesso... Ovviamente, infatti mi meraviglia che non sia di Torino, però è di tedesco, lui è stato molto in Francia, eccetera. A Torino non so se ci è mai andato, questo non mi pare.
Però il suo più grande allievo di cui parliamo proprio nel libro, Francesco Guidi, poi Sì, però non lui, cioè non lui che ci stava bene, impressionante. una bella vasca a Torino. Scusi. E poi Mesmer è stato anche un grandissimo mecenate. Lui ospitò un giovane Mozart, un'opera di un giovane Mozart nel suo teatro all'aperto. E Mozart, per ringraziarlo in così fan tutte, lo celebra il mesmerismo. Sì, Come? celebra la calamita, che Celebra, sì, si chiama proprio della. i versi che cita Despina, travestita da Sì, medico e tra il medico, questa è la con calamita la che calamita. parte in Germania, adesso in Francia, eccetera, eccetera. No, infatti, Bellissimo. tra l'altro sono tutte cose queste del libro che leggerò, che però ti portano ad altri argomenti, ti portano ad altri argomenti ancora e non finisci mai. In questo senso io ho molto internet, che in altri sensi non amo, ma proprio perché se hai voglia di metterti lì, cominci ad allargarti, allargarti, allargarti. Per esempio, per fare queste cose qui che sto mettendo insieme, e ritornando un attimo a Tomatis, dove è un sito bellissimo che si chiama La Biblioteca Magica del Popolo. È praticamente una serie di link, una serie di volumi che vanno dal 500 ad oggi, che si trovano su vari siti sparpagliati in tutta la rete. Ebbene, se siccome Io è prima proprio quando. su quelli che ho studiato, proprio sulla Biblioteca Magica del Popolo. Sono molto interessanti. Adesso stavo proprio prima che iniziasse la cosa. Stavo guardando un libro che si chiama. Che miseria, bene, un libro del 500 che dicono che ci sia il primo, diciamo così, ricettario magico, nel senso di giochi di prestigio proprio della storia, del 530, 1530. In realtà non è vero, perché molte leggende corrono, uno dice una cosa, la riprende un'altra, la riprende un'altra ancora, e non è vero. Però mi sono messo lì a guardare un pochino e ecco, lì ti vengono due, non c'è. Io ho guardato tutta la parte che doveva essere, sì, ci sono alcune cose come cambiare un vino rosso in bianco, cioè alcuni esperimenti vagamente di tipo non magico, di quelli che si chiamavano di chimica dilettevole e curiosa, no? Però non c'è. Però ti viene voglia di leggere, perché quello lì diceva, do un'occhiata a Severo, poi ho cominciato, in latino, scritto in quei caratteri schifosi del 500 che si fa una fatica a leggerlo, per cui ho fatto molta fatica, però ti mette interesse su tutto. E appunto io questi poligrafi o quelli che li vuoi chiamare, tipo Mariano, tipo Massimo Polidoro, eccetera, eccetera, io li apprezzo moltissimo perché queste cose. E quindi apprezzerò anche. Poi quello che è accaduto a me, perché il capitolo sul mesmerismo, io avevo trovato un trafiletto che parlava di casi di mesmerismo a Torino. Dico, dai, ok, allora realizzo un altro capitolo del libro, dai, qualche mese lo realizzo, sono passati 2 anni, perché ogni volta c'era un approfondimento o nella Biblioteca Magica del Popolo o qualche scritto di Mariano, eccetera, quindi niente, 2 anni che sono No, ma infatti passati. uno dei pericoli è fare il famoso meglio nemico del bene, come diceva, non so quale grande filosofo, però è vero, ci sono delle volte che non finisci mai una roba, perché poi c'è un momento che è una specie di imperativo categorico, che scopri un'altra notiziola, che in realtà non frega niente a nessuno, è una cosa veramente da poco, però il fatto di aver scoperto qualcosa e di non metterlo nel Esattamente. tuo libro ti fa star male, poi dici ma perché? Ma è proprio una cosa che non la sa nessuno, non è interessante, non cambia assolutamente niente, no, è soltanto il fatto, io la so e la devo dire, e questa è una roba che porta via tempo, eccetera, però bene, meno male, vuol dire che ci si diverte ancora, dai. Ok, qui Silvia scrive: La biblioteca magica del popolo si può visitare? Sì, Sì, è è gratuita, è proprio proprio una biblioteca questa. magica del popolo, è tutto pieno di link con ogni che ti può Ok. far. È questa meravigliosa scuderia gratuita che Mariano generosamente ha reso fruibile sul web, è Poi con gli veramente altri sto un facendogli bacino. troppe lodi, però devo dire che è anche un grafico veramente molto bravo, come impaginatore, veramente bravo. Grazie Ok, Chiara. Chiara. di cuore. C'è un sacco di gente che ha scritto anche a noi di scrittura pura in privato.
Grazie a tutti, ho mandato i link della tua pagina. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, veramente stavo scrivendo e rispondendo alle persone che già ci stavano scrivendo, quindi grazie di cuore a tutti. Allora, io ricordo quindi Torino Diabolica, ovviamente il libro di Daria, con ovviamente l'aiuto anche dell'amico e grande fotografo Paolo Ranzani, in tutte le librerie, editrice Scrittura Pura. Quindi mi raccomando, fatevi un bel regalo di Natale, fate un bel regalo di Natale, soldi spesi in cultura, lo ripeterò, finché campo, sono sempre il miglior investimento possibile per se stessi. Vi ricordo anche, per tutti quelli che mi seguono, che in edicolo è uscito Fotografare oggi, quindi c'è il mio articolo sull'uso dell'esposimetro in studio. Io ringrazio questi miei meravigliosi ospiti per questa splendida chiacchierata. Grazie a te, Alfredo, Mario, Paolo, Daria, Eva, Stefano e tutti quanti. Assolutamente, anche Paolo che non è potuto venire a essere qui con noi stasera, quindi ovviamente la diretta resterà qui sulla mia pagina, quindi pubblica, per cui potete andare a rivedere, condividerla, fare tutto insomma quello che vi pare. Per il resto, grazie per averci seguito così tanti ancora, perché siamo ancora quanti? 15 collegati, quindi diciamo che c'è stato abbastanza un bel traffico, delle belle visualizzazioni, ma cresceranno ovviamente poi nelle prossime ore. Salutiamo il pubblico, restiamo ancora un attimo qua, così ci salutiamo internos e poi andiamo a mangiare. Ok? Grazie. Grazie ancora a tutti e buon